Napoli si conferma capitale italiana dei diritti umani. Il capoluogo partenopeo ha ospitato infatti la tappa nazionale dello Human Rights Film Tour, il festival itinerante partito a dicembre scorso in Pakistan e che dopo aver attraversato oltre 40 paesi del mondo si concluderà il 10 dicembre prossimo nel 70° anniversario della Carta dei diritti dell'uomo. L'evento, cui ha preso parte anche il sindaco Luigi De Magistris, mira tra l'altro a riflettere sulla situazione attuale, sul senso odierno della dichiarazione e i suoi valori, riunendo istituzioni, scuole, università, associazioni e studenti. Queste occasioni servono per riflettere se queste carte stanno vivendo ancora o sono un po' in sonno o non sono mai maturate. Io credo che c'è ancora molto da fare. Ogni tanto ci schieriamo per difendere le nostre carte, ma dopo 70 anni l'esercizio della difesa è un esercizio perdente, perché noi dovremmo attuare. Uno basta che cita i primi articoli della Costituzione repubblicana italiana per capire che la Costituzione non è stata ancora attuata. Dibattiti ed interventi hanno animato la prima parte della giornata nell'aula Pessina della Federico II, alla presenza tra gli altri dell'ambasciatore di Svizzera in Italia, Giancarlo Kessler, che ha ricevuto dal sindaco il crest della città. Per l'appuntamento napoletano dello Human Rights Film Tour, che prende spunto da un'opera cinematografica, il Festival di Ginevra ha scelto il film Sonita sul tema dei matrimoni forzati nella società islamica.